Venerdì notte alle porte di Novara, una sera come tante, e scattano i controlli della polizia stradale e della squadra volante con i droga test. Sul campo il vicequestore Luciana Giorgi coordina le operazioni coadiuvata dal personale medico della questura. In questo momento, secondo le fasi procedurali che abbiamo concordato con il medico della Polizia di Stato, abbiamo passato al controllo appunto del sanitario un conducente che abbiamo già noi controllato con l'etilometro. Quindi la procedura prevede appunto, come dire, una procedura parallela, quindi controllo dell'alcol e controllo poi dell'eventuale assunzione delle sostanze. Quindi sapremo poi dal sanitario come sta andando questo controllo. In una notte vengono fermate decine di auto, 56 le persone controllate, 3 risultano positive all'etilometro, 2 al droga test, fornito dalla Fondazione ANIA per la sicurezza stradale. Le reazioni sono le più disparate. Anche un'apparente tranquillità potrebbe dissimulare appunto un'assunzione di sostanze stupefacenti, talvolta però c'è anche un atteggiamento piuttosto conflittuale, quindi alterato in senso stretto, e questo deriva appunto dal fatto che spesso questi soggetti combinano comunque l'alcol con le sostanze stupefacenti. Anche le età delle persone fermate sono le più diverse? Sì, il panorama anche in questo caso è vario, non necessariamente si tratta di giovanissimi perché ci sono anche persone in età matura, quindi anche gli over 30, insomma. Chi assume droga rischia la sospensione della patente per almeno un anno e multe dai 1.500 ai 6.000 euro. Per effettuare il test, prima direttamente in auto, poi in seconda battuta sul furgone, servono pochi minuti e basta un po' di saliva. E quindi con un semplice prelievo di saliva, in 5 minuti noi riusciamo a ottenere il riscontro su assunzioni di eventuali sostanze stupefacenti o psicotrope. E poi per la conferma inviamo il tutto al nostro centro di ricerca di tossicologia forense di Roma. Dopo 7 giorni in pratica arriva già il riscontro sulla quantità di sostanza eventualmente assunta. La novità della nostra presenza su strada è proprio quella di poter accertare eventuali sintomi, segni di un'alterazione psicofisica che in pratica è il presupposto per l'applicazione dell'articolo 187, quindi senza dover ricorrere ad accompagnare il soggetto presso le strutture ospedaliere, che sono le uniche deputate a questo tipo di accertamento medico-legale, lo facciamo noi che siamo medici legali, medici della polizia e quindi anche abbiamo anche una valenza di ufficiali di polizia giudiziaria. Il droga test, partito in via sperimentale a fine maggio, coinvolge 19 province in tutta Italia. Novara è l'unica per il Piemonte e la Valle d'Aosta. Questa sperimentazione che è stata messa in atto recentemente durerà per circa 3 mesi, ma l'idea è quella di estenderla poi su tutto il territorio nazionale. Quindi indicativamente questo droga test non è proprio sperimentale, potrebbe appunto, anzi aspira a diventare poi nazionale.